Amici di Sport a Chilometro Zero, siamo con Stefano Cusin, abbiamo imparato anche a conoscerlo, visto che da momento sono tantissimi anni che allena all'estero, però per lui in Palestina c'è stato un 2015 straordinario, Stefano, di grandi emozioni, di grandi vittorie, di grandi successi. Sì, sì, è una cosa nata per caso, perché praticamente ho accettato questo incarico, sono partito insieme al mio amico Gianluca Solini, che è di Arezzo, che è un preparatore atletico, e abbiamo detto andiamo e poi vediamo cosa succede, insomma, invece è stata una grandissima esperienza. Tanto io partirei proprio dal fattore umano, dove nella tua squadra praticamente c'erano sia il giocatore di estrazione araba che israeliani, insomma, ecco. Quindi è un qualcosa che alla fine lì la gente, insomma, riesce anche a convivere, insomma. Culturale molto importante, ma più che israeliani erano arabi israeliani, quindi erano arabi nati in Israele che poi successivamente venivano in Palestina a giocare. Comunque il campionato della West Bank è un campionato abbastanza interessante, ci sono delle squadre che hanno dei mezzi importanti sia in termini stadi che anche economici. Poi nello spogliatoio devono convivere. E infatti dentro lo spogliatoio convivevano benissimo tra palestinesi e arabi israeliani, anche se avevano comunque modi di fare diversi, però erano fratelli. Insomma, poi dopo abbiamo visto anche nel servizio che ti ha dedicato a Rai Sport, che te quando sei arrivato laggiù proprio hai cambiato il calcio, hai cambiato certe regole, i modi di allenare. Ha cambiato tantissime cose, ha portato tantissime novità. Sì, novità, nel senso, in Italia a livello di allenatori, la scuola allenatore sono all'avanguardia, cioè nel senso, io molto spesso vado a vedere squadre dilettanti per prendere spunti di esercitazioni, allenamenti, quindi sicuramente ho portato un metodo nuovo, cioè lì c'era un'idea di calcio, essendo un paese molto chiuso, di difficile accesso, è chiaro che anche l'informazione è chiusa. Invece ho cercato di portare la mia esperienza con esercitazioni diverse, un modo diverso di anche l'utilizzo del video, per esempio per loro era una cosa nuova. E lì abbiamo visto, insomma, i tuoi successi, hai vinto la Coppa di Lega, la Coppa Nazionale, la Supercoppa di Palestina, la Supercoppa tipo Champions, correggimi se sbaglio. Quattro competizioni. Sì, praticamente la Palestina è divisa in due parti, c'è la West Bank che comprende Ramallah, Gerusalemme e Betlemme, e la striscia di Gaza che è sempre Palestina, però è un punto inaccessibile. Quindi noi abbiamo vinto la Coppa di Lega nella West Bank, la Coppa Nazionale della West Bank, e poi c'è stato agosto scorso questo doppio confronto che non avveniva da 15 anni contro i campioni di Gaza, che era una squadra che importante per Gaza. È stata questa doppia sfida che è stata definita storica dai giornali, perché era un atto che non si faceva. Dove siete riusciti a vincere 0-0 all'andata, in casa 2-1 2-1 all'ultimo secondo, ma sai, in questi contesti sinceramente adesso è facile dirlo, però ti posso assicurare che il risultato viene in secondo piano. C'era tantissime persone come Blatter e persone del mondo della politica che si sono impegnate affinché questa partita potesse essere realizzata, quindi il successo era di poter giocare, perché noi siamo arrivati a Gaza e loro erano praticamente 15 anni che non vedevano arrivare fratelli palestinesi, una squadra, quindi siamo stati accolti non da avversari ma da fratelli, che è una cosa importante. Forse la vittoria più sofferta è stata quella di Coppa di Lega, quella lunga sequenza di calci di rigore che non finiva mai. Ma sì, ma devo dire che anche la semifinale era, a volte il calcio è un dettaglio tra vincere e perdere, no? Già in semifinale avevamo fatto 0-0, avevamo vinto ai calci di rigore. Poi siamo andati in finale e incredibilmente siamo riusciti a sbagliare 4 rigori su 5. Cioè, che è una cosa abbastanza incredibile, inusuale, però e riuscire a vincere è un'impresa. Anche se forse la maggior soddisfazione è stata quella di vincere il derby. Ma il derby è stato sì una grandissima soddisfazione, perché chiaramente io allenavo una squadra, diciamo la squadra più debole, perché lì a Hebron ci sono due grandi squadre, una è lo Shabab che esiste da sempre, c'è una tifoseria
anche in qualsiasi partita che questa squadra gioca c'è sempre il pieno allo stadio, perché è una squadra molto seguita. E quindi il mio club aveva sempre perso contro di loro, e l'abbiamo studiati bene, l'abbiamo all'italiana, proprio all'italiana, sì, all'italiana, l'abbiamo studiati bene, e abbiamo avuto la fortuna di vincere, di stravincere, perché questo poi il risultato poi alla fine è stato reso largo, sì, 4-0 è stato, e addirittura poi sono stati gli incidenti a fine gara, perché questo capita, dove c'è i valori veri del calcio, di saper fare il calcio, quelli rimangono, non li leva nessuno. Sì, esatto. Io ripeto, in Palestina ricordo i luoghi, le persone, molto più che le vittorie, per fare un esempio, insomma. Certo, sicuramente una bella esperienza. Sì, una grandissima esperienza. Io, Stefano, ti ringrazio per la tua presenza a Sport Chilometro Zero, e sono sicuro che ci rivedremo presto, soprattutto per parlare della tua carriera e quello che magari ci svelerai, quale sarà la tua prossima sede. Io guardo il mappamondo, giro, e poi... Quindi a presto, ci vediamo presto con Stefano Cusin. Ringrazio ancora gli amici di Sport Chilometro Zero che ci hanno seguito fin qui, e vi do l'appuntamento al nostro prossimo video. Grazie a tutti. A presto.